Nella prima parte del XX secolo, Hayek e Keynes vivono il primo stadio della globalizzazione. È un'epoca in cui la vita quotidiana di ognuno sta cambiando radicalmente. Innovazioni tecnologiche come il telegrafo e il telefono rivoluzionano le comunicazioni. I battelli a vapore e le ferrovie contribuiscono a rendere il mondo più piccolo. Milioni di persone emigrano in altri paesi senza bisogno di passaporto. Così Keynes descrive il mercato globale in cui le merci circolano liberamente. Un londinese poteva ordinare per telefono qualsiasi prodotto del pianeta, sorseggiando il tè del mattino, e vederselo recapitare in poco tempo sulla porta di casa. Il militarismo e l'imperialismo, gli scontri razziali e culturali erano poco più che notizie di cronaca sulle pagine del giornale. Che periodo straordinario nel progresso economico dell'umanità fu quell'era che giunse al termine nell'agosto del 1914. Hayek parla di quell'evento in maniera più succinta. Non sapevamo quanto la nostra civiltà fosse fragile. L'assassinio dell'arciduca austriaco per mano di un nazionalista innesca la prima guerra mondiale. Ci vorranno 80 anni affinché si riaffermi nel mondo un'economia globale.